Lasciamo l'altipiano etiopico ad oltre 2000 metri, diretti al piano del sale sotto il livello del mare. L'Adankalia o Triangolo dell'Afar è un territorio di circa 150.000 km quadrati che comprende parte dell'Eritrea, dell'Etiopia fino a Gibuti. È una terra magica perché è un brandello di continente che si incunea sotto il livello del mare, dove per i geologi è come camminare sul fondo di un oceano. Più di 2 milioni di anni fa, le terre d'Ankale, situate nella parte più settentrionale della Rift Valley africana, erano interamente sommerse dal mare. Successivamente, nel corso dei millenni, i movimenti tettonici e le frequenti eruzioni vulcaniche provocarono un vero e proprio sconvolgimento di carattere geologico, che portò progressivamente ad isolare l'Afar dal mare. I geologi ritengono che questo fenomeno, insieme a quello inverso, ovvero della reimmersione dell'Adankalia, si sia verificato diverse volte nel corso del Pleistocene a causa dei forti cambiamenti climatici che generarono considerevoli fluttuazioni del livello del mare, dando così origine all'odierno piano del sale. Assistere al tramonto in questo posto magico, in questo lago gigantesco di sale, è davvero affascinante. Ma dobbiamo riprendere velocemente i mezzi e fare rientro al campo perché è in arrivo una tempesta di sabbia che potrebbe farci perdere la pista. Queste sono carovane di dromedari dirette al piano del sale, a 120 metri sotto il livello del mare. Verranno caricati del prezioso minerale in blocchi, chiamati amulie, e poi faranno ritorno all'altopiano, lungo un percorso che si snoda appunto da meno 120 metri del livello del mare fino agli oltre 2000 metri dell'altipiano. Sotto un sole infuocato con una temperatura che può superare i 50 gradi all'ombra, questi dankali da Himela con questi lunghi pali divelgono grosse lastre di sale, da cui poi ricaveranno il tipico amulie, notissimo in tutta l'Etiopia. Con la funzione di moneta, l'amulie è un parallelepipedo di circa 25-28 cm alto 5, del peso circa di un chilo.
Le amoliè, una volta tagliati, sono avvolti in strisce di fibra vegetale, un imballaggio tradizionale che rappresenta quasi un marchio di origine. Quindi vengono legati assieme in fasci di 9, 8 o 6, a seconda che debbano essere caricati su dromedari, muli o asini. Da questo luogo partono le carovane lungo quella che è comunemente definita la pista del sale e che portano dalla depressione d'Ancala agli oltre 2000 metri dell'altipiano, rifornendo così del prezioso minerale vaste regioni dell'Etiopia lontano dal mare. Oggi purtroppo le carovane sono un po' più rade, perché al loro posto stanno prendendo piede gli autocarri, in quanto le strade stanno arrivando fino a qui.